polemiche in questi giorni, tante su questo obelisco che è stato installato, un progetto che risale al 2016, la sua amministrazione fu sofferto fin da allora, perché poi alla fine ci fu un dibattito bello vivace, Sì, cioè. i tempi furono, pensavo subito di metterlo in Piazza dei Paoli perché il punto della città dove abbiamo avuto quell'area, il maggior numero di morti qui nell'Aquila. E dopodiché chiaramente ci sono stati tempi complicati dell'aggiudicazione della gara, aggiudicazione del progetto. Una volta approvata nel 2016, dopo che io sono andato via da fare il sindaco, ci sono state polemiche che io trovo un po' allucinanti perché si chiedeva che quell'area venisse riservata al parcheggio dei residenti anziché al Parco della Memoria. Ho saputo che è stato modificato il progetto, non so in che termini, di quanto ridotto. Com'era il suo progetto, quello Il iniziale? progetto iniziale coinvolgeva un po' tutta l'area. Non ho visto quello nuovo, credo ci sia stato un certo taglio, forse per degli alberi, ma insomma, gli alberi si ripiantano tranquillamente. D'altra parte sto vedendo che molte delle cose che noi abbiamo lasciato restano indietro, addirittura dimenticate. C'è un'opera, ad esempio, infrastrutturale fondamentale se vogliamo avere un futuro del turismo, che ovunque è presente in Italia e all'estero, quella della grande pista ciclabile con 20 milioni di euro, che solo io so cosa vuol dire. Cosa vuole dire procurarle che sta ferma, cioè tutta una serie di cose che stanno segnando il Ma tornando passo. all'obelisco, lei cosa ne pensa Che il delle progetto a polemiche? me piaceva molto, il progetto era molto bello e fra l'altro quello diventa un parco. Non è che non sarà più un parco dove andarsi a sedere, dove anche i bambini possono stare a giocare, però è un parco che mantiene a memoria, come onore, di quei 309 morti, ai quali idealmente dobbiamo aggiungere tanti quegli anziani che morirono dopo, una volta deubicati in altri luoghi, che io credo dovranno rimanere a memoria in peritura. Spero che il sindaco ce la faccia entro il 6. A inaugurarle. Mi dispiace che parenti e le vittime abbiano dovuto aspettare tanti anni, ma guardate, tutto ciò che è pubblico in Italia è impossibile a portarsi avanti per la realizzazione. Lei avrebbe apportato delle ulteriori modifiche, così come chiesero i vari comitati dei residenti di Francamente, tutta. io? Francamente Quindi si era creata una sorta di braccio di sì, ma ferro. anche in questi giorni su Facebook qualcuno che rimpiange com'era. All'inizio, forse quando fu realizzata, ma io vorrei ricordare che quello era diventato uno, un parcheggio per tantissimi anni, due, era diventato un posto abbandonato, anche mal frequentato, poi c'era un piccolo parco giochi circondato di automobili, cioè quella è stata un'area che, come tutta la città, viene sempre occupata da queste macchine particolarmente invasive. Io auspico che si facciano molti parcheggi pertinenziali, e dopodiché, ad esempio, come tutte le città d'Europa, dalle più piccole alle più grandi, soprattutto quelle storiche, si riesca a mettere una sosta a pagamento, scelta politica che non si è voluta fare, ma che francamente è allucinante, perché io vedo le macchine sulle chiese che abbiamo ricostruito nelle piazze, che nelle altre città pagherebbero per averle, d'accordo, che sono piene di latta.